7 Gold, buonasera De Zerbi. Buonasera. Al di là dell'aiuto della Dea Bendata, che ha dato una piccola mano, il Sassuolo ha meritato ampiamente, giocando diciamo con fraseggi molto corti, con soprattutto i suoi gioielli, Bogà da una parte e Berardi dall'altra, una partita insomma che porta ancora una volta il Sassuolo ad allungare la serie dei pareggi dopo quello con la Juventus. Un'analisi della partita, grazie. Ma l'ha fatta lei, qualche episodio ci ha visto con la debendata dalla nostra parte, di occasioni Milan ne ha avute diverse, noi nel tabellino voi non conterete occasioni da gol clamorose dal Sassuolo o numerose, però quando una squadra parte in 4 contro 3, 3 contro 2, 2 contro 1, Bogà Caputo alla fine, per me quelle sono occasioni clamorose, poi non sono diventate reali e sono rimaste potenziali occasioni, ma la mia squadra con 4 giocatori davanti, veloci, tecnici, fantasiosi e anche prolifici, perché comunque Caputo ha fatto tanti gol, Berardi pure, Djuricic in un momento dove quando tira fa gol o prende la porta, oggi siamo contenti perché comunque conosco lo stadio, conosciamo lo stadio, conosciamo il valore del Milan e anche il momento che sta passando il Milan è favorevole a loro e quindi ci teniamo stretto il pareggio, ma negli spogliatoi qualcosa ho detto che avremmo potuto fare di più, perché noi siamo affamati di punti, ci servono, non è giusto che la mia squadra abbia 16 punti, ma se li ha è perché probabilmente non si è meritata di averne 20, 21, 22. E quindi noi su quell'aspetto dobbiamo migliorare velocemente. È vero che abbiamo tanti giocatori giovani e la maturazione porta a non sbagliare le scelte, a non sbagliare la misura dell'ultimo passaggio, del passaggio determinante. Però noi dobbiamo diventare subito velocemente bravi in questa cosa. Ci dice qualcosa su Bogà, che è un gioiello del calcio italiano in questo momento? Bogà è un giocatore formidabile, se riuscirà a mettere dentro il suo bagaglio di conoscenza i compagni e le porte. Allora, quando diventerà, avrà anche la percezione di avere i compagni e la porta avversaria, diventa un top, un fuoriclasse, perché nell'uno contro uno o nell'uno contro due o nell'uno contro tre non ha uguali. Se riesce a, la mia è una battuta fino a un certo punto, perché se riesce a portarsi a 10, 12, 13 gol stagionali, che li può fare tranquillamente, riesce a mettere 6, 7, 10 assist, che è nel suo potenziale, trovatemi voi in Italia oggi chi dribbla da fermo in velocità come Bogà, chi ti crea la superiorità tanto nominata da voi giornalisti, chi ti scompiglia come fa lui. Il problema è che deve farlo velocemente perché inizia ad avere 22 anni, e non vorrei che nel calcio di oggi, dove si fa presto a esaltare un giocatore e allo stesso modo lo si distrugge in una settimana dopo, non vorrei che venisse etichettato non nella maniera giusta. A lei. Luca Savarese, stadiotardini.it. Mister, complimenti. Ecco, intensi e imprevedibili lo eravate sempre stati, però ultimamente si ha come l'impressione che avete una consapevolezza nuova di partita in partita che vi fa essere dentro la stessa per 90 minuti. Siamo più cattivi, siamo più rognosi, abbiamo più quello che serve per una squadra di calcio. Poi la squadra di calcio può giocare, può costruire dal basso, può avere individualità, ma quell'aspetto non deve mancare. Non è perché una squadra vuole giocare e vuole giocare magari con 4 giocatori di qualità avanti e con Locatelli in mezzo a fare i mediani a 2, con i terzini che spingono, con 2 centrali che giocano, allora questo esclude metterci la rogna che dobbiamo mettergli ogni partita. E se lo riusciamo a fare, allora ci viene anche un po' di voglia di andare oltre le nostre qualità momentanee, perché poi questa è una squadra che ha giocatori da un futuro importante in tanti di loro.
Buonasera mister dell'Uomo Football Station. Le chiedo complimenti naturalmente per la proposta di calcio che esprime il Sassuolo e per quanto questa squadra piena e ricca di giovani sta crescendo, però volevo un pochino porre l'attenzione su Mimmo Berardi, perché chiaramente inseguire Teo Hernandez non è mai facile, chiaramente c'era una fase difensiva da soddisfare, però l'impressione è che sia mancato un pochino la stoccata. In generale, quanto manca a questo ragazzo per realizzare quel fatidico salto di qualità, perché gli anni passano. Grazie. Niente. Dal mio punto di vista niente, oggi si è sacrificato su Hernandez fin troppo, ma l'ha fatto bene, perché Berardi aveva la maglia del Sassuolo, il Milan era l'altra squadra, e se viene a Milano c'è sta anche che l'attaccante rincorra il terzino avversario senza farsi tanti problemi, senza vergogna. Noi dobbiamo fare i punti perché oltre alle prestazioni ci sono i punti nel calcio. La stoccata oggi gli è mancata nel determinare la partita, nel tiro in porta, quello sì, però ha fatto già tanti gol, mi sembra che sia 8 già. È la seconda partita dopo un problema fisico che l'ha tenuto distante 3 settimane. Avrei avuto voglia di sostituirlo al 70esimo se non avessi avuto altri problemi, Djuricic e Locatelli e Ferrari, perché poi abbiamo una partita mercoledì e noi siamo legati a Berardi perché è un giocatore determinante in tutto. Un giocatore determinante lo deve essere anche nel sacrificio, nell'esempio del sacrificio da dare a tutti i suoi compagni. Arrivederci.